Conoscere e interpretare il nostro periodo storico attraverso un fenomeno che oggi è in grande ripresa, che è quello dei populismi, ne parliamo questa sera con Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura di Milano. Buonasera. Buonasera. Lei ha scritto un libro, Il futuro addosso, su questo argomento ed è già un argomento che lei negli anni ha seguito. Sì. Beh sì, il primo libro sul populismo l'ho scritto una decina d'anni fa. Mi sembrava abbastanza intuitivo che stesse montando questo fenomeno, anche se in realtà per tanto tempo, fino a pochissimo tempo fa, generalmente il grosso dei commentatori era solito dire che il populismo è un concetto troppo confuso, generico, meglio non usarlo. Devo dire che questa discussione è stata azzerata e messa alle spalle dopo alcuni avvenimenti che sono succeduti negli ultimissimi tempi. Cerchiamo di metterli in ordine per capire di cosa stiamo parlando. 2016, Brexit e Trump, a distanza di 6 mesi. 4 marzo 2018, la vittoria 5 Stelle e Lega in Italia, primo governo populista in un paese dell'Europa occidentale, sono fatti che hanno chiuso la discussione. Il populismo c'è, è un fenomeno enorme, importantissimo, di cui dobbiamo ragionare attentamente. Peraltro, subito dopo, i risultati elettorali negli altri paesi hanno confermato questa tendenza, con fatti anche clamorosi. Si va dal Brasile, dove ha trionfato Bolsonaro, alla Spagna, che sembrava l'ultimo paese indenne dal fenomeno, dove invece sono esplosi anche lì. Vox è l'ultima formazione che è emersa ultimamente. Insomma, in realtà, tutte le ultime elezioni nei paesi occidentali e non solo occidentali dimostrano che è inesorabile oggi fare i conti con questo fenomeno multifaccia che si sta dirimendo dappertutto. Quindi per questo bisogna ragionarci, concentrarsi su questa questione e cercare di capire da dove viene, quali sono le radici di questo fenomeno. Questo è il senso del libro che ho cercato di scrivere. Io dico con secchezza che per capire questo fenomeno bisogna collocarlo dentro la grande trasformazione di questi ultimi 30-40 anni, che ha cambiato letteralmente la faccia del mondo, dovuta alla globalizzazione neoliberale, dovuta allo sviluppo impetuoso delle scienze, delle tecniche. Per capire cosa è successo dentro questo grande cambiamento, secondo me dobbiamo fare uno sforzo di innovare anche le categorie concettuali con le quali ragioniamo. Io faccio un grosso sforzo in questo senso di proporre alcune nuove categorie su cui ragionare. Ne indico 3 soprattutto che sono decisive per capire questo. La prima, fondamentale, è la categoria della disintermediazione. La seconda è la categoria della solitudine involontaria. La terza è la categoria dello spaesamento. Secondo me sono 3 categorie decisive per riuscire a capire cosa è accaduto durante questi ultimi 30-40 anni. Una delle caratteristiche che si tocca più in profondità nella nostra società è il fatto che si stanno erodendo le tradizionali strutture sociali e come conseguenza di questo molte persone si trovano a vivere in condizioni di isolamento e di solitudine molto più di prima e questo ha immense ripercussioni. Il futuro addosso, il titolo che ho dato al libro e che in qualche modo so che provoca anche qualche shock, cosa vuol dire, è intimamente collegato allo spaesamento, l'idea cioè che si sta perdendo l'idea in mezzo a questa intensità e rapidità dell'innovazione continue, del senso del cammino in avanti, si sente proiettati dentro il futuro, ma non si riesce a leggere che tipo di futuro si sta venendo addosso. E questo è per l'appunto l'idea di un futuro addosso, una sensazione che contribuisce, assieme alle altre 2 precedentemente dette, a creare questa situazione di profondo, radicale mutamento della condizione umana dentro la quale si sviluppa il fenomeno politico non nuovissimo, ma che era scomparso praticamente nel Novecento, del populismo. Il ritorno dalla folla, il ritorno dentro quella di caratteristiche e di modalità di lotta politica completamente nuove. Questo è lo scenario delle radici del populismo che io cerco di mettere a fuoco. Resta ovviamente da capire che cos'è il populismo. Ecco, qui servirà una lettura più approfondita del libro. Velocemente, ormai il nostro tempo è esaurito, 3 parole che possono aiutarci contro le negatività di questo momento storico. Diciamo, populismo però vuol dire alcune cose, invenzione del nemico, liderismo assoluto e contrapposizione del popolo elite. Questo è il populismo. È chiaro, come dire, sono fenomeni rispetto ai quali è bene riuscire ad attrezzarsi per evitare che sia questa la deriva inesorabile. Non è facile,
ma penso che su questo bisogna aprire una discussione seria per riuscire a dire vediamo se riusciamo a trovare altri percorsi possibili rispetto a questi. Grazie a Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura di Milano. Grazie a lei. A posto, abbiamo un po' sforato però.